Salve, mi chiedo sempre di fare dei video con la lingua italiana perché non sono pratico con la lingua italiana, allora non mi va bene di farlo, però ho visto che tutti parlano, allora anche io ce l'ho il diritto di parlare. E per far capire a certi la verità, un po' di realtà. Allora, in pratica, quando arrivano le votazioni, quello che mi fa sentire molto male, quando arrivano le votazioni, iniziano i partiti, sia a destra sia a sinistra, in Italia, di parlare dello straniero. Come che è l'unico problema qui in Italia, e per gli italiani sono gli stranieri, che non è vero niente di questa cosa. Allora, la sinistra dice che possiamo dare i documenti a loro, regolarizzare, e questa è una cosa, va bene per l'economia, perché quello al posto di lavoro nero finisci, lavoro nero finisci, come sappiamo tutti, nelle mani della mafia, la 'ndrangheta o Cosa Nostra, le altre cose che gestiscono quei lavori neri in Campania, o le reti studi, quelle cose, lo sappiamo. Anche quelle che vanno a spacciare quando non c'è lavoro va regolare. Va. Allora, per evitare questo, deve regolarizzare questo. E il campo di lavoro c'è. Tanti lavoro che non lo vogliono fare gli italiani, li fanno ad esempio nei campi di verdure, così, in campagna. Va bene, altro, anche c'è altro. E la destra, tra cui l'estrema destra, per me io la destra non la vedo, l'estrema destra qua da prima. Allora, quelli, il loro titolo, detto da votazione, mandiamo via, stop al reddito di cittadinanza di casa popolare per straniere, queste cose. Io lo so che loro non possono fare queste cose, le stanno prendendo la gente in giro, però non riescono. Adesso Meloni non è un fascista, non so, questi fascisti, estrema destra, non so, ma lei non può fare niente. Io qui e lei non può fare niente. Quelle parole che dici prima è inutile. Hanno preso le persone in giro, non funzionano quelle. Lei non può mandare marocchini in Marocco. C'è un accordo, c'è un accordo. Marocco dice, ad esempio, il governo dice all'Italia, noi c'è l'accordo commerciale, e dell'Algeria c'è il gas, adesso di più, noi prendiamo la pasta, prendiamo la Fiat, prendiamo la Ferrari, e noi combattiamo il terrorismo. Non potete mandare due aerei, tre aerei come voi te, anzi che costano, ma non può, ci prendono in giro. Queste persone, quando parlano, prendono in giro le persone. C'è uno, un politico, c'è la capitaneria del porto nel cervello suo. Sempre lui parla solo del porto, del barco, del barcone, ma c'è altri problemi in Italia, c'è il gas, c'è luce, c'è. No, anche quanto ai politici dell'Italia, però non lo può discutere, discutono solo con gli stranieri. Noi abbiamo stranieri, ma tutti ce l'hanno stranieri, tutti ce l'hanno rifugiati, più dell'Italia, non come l'Italia. In Turchia ci sono 14 milioni, 7 milioni solo degli siriani, 8 milioni di siriani, so. In Marocco anche milioni, attaccato quell'Africa e le blocca. Ma noi non parliamo della nostra politica, il Parlamento non parlano più di questi stranieri, è una cosa, si vive tutto il mondo così. In tutto il mondo, questa cosa esiste in tutto il mondo. E poi, i veri problemi in Italia ci sono di milioni. Ad esempio, te quando parli dici che gli stranieri non possono prendere la casa popolare o il reddito di cittadinanza, questa è una cosa che fa male. Io se un italiano, 100%, mi sento male che faccio una domanda a casa popolare, deve aspettare, non so, 14-20 anni per avere, ossia, deve avere questa casa popolare, deve fare la festa, non so. Io capisco che sono degli italiani, sono proprio, ma questo non è il problema del straniero, è il problema dei politici, perché se te vai in Europa in giro, parlo sempre di Europa,
Europa di Ovest come l'Italia dell'Ovest, non è dell'Est, anche l'Est non c'è più questi problemi di adesso. Li trovi loro cittadini, non vanno a casa popolare, ma niente, molto, 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 molto raro trovare un cittadino, ad esempio tedesco in casa popolare, un cittadino francese in casa popolare, un cittadino spagnolo in casa popolare. Raramente. Ma come qua è diventato casa popolare un sogno? Ma l'Italia, il potere, l'economia, il tutto, tutto c'è, tutto, non manca niente a questo paese, non gli manca niente. Di bello. C'è la montagna, c'è la natura, il museo, la storia, mangiare, vestire, tutto c'è, industria, e loro cittadini sognano per avere una casa popolare. Questo è un problema, non è il problema degli stranieri, questo è un problema dei politici, quelli che si prendono in giro. Poi parlano del reddito di cittadinanza, va bene, reddito di cittadinanza va bene, questa è una cosa. Esiste in tutto il mondo, non è che mi fa 5 stelle o 4 stelle, questa è una cosa, esiste in Mogadiscio, in Somalia, Madagascar, Thailandia, Australia, China, c'è questo reddito di cittadinanza, cambia solo un nome. Uno che non lavora, gli danno quello aiuto e gli fanno un'informazione per lavoro, per integrare, è una cosa molto normale. Anzi, in paesi, molti paesi, ad esempio in Scandinavia, se l'avete conosciuti questo sistema, in Danimarca, appena arriva, anche senza documenti, un straniero, li mettono così e gli danno quelle cose e li fanno integrare i corsi di informazione. Non li lasciano con mandarlo in carcere o il centro accoglienza, poi li fanno spedire a spacciare le droghe nei quartieri di Milano. Ecco il problema, dove c'è il problema serio. Però togliamo questo discorso, il discorso del reddito di cittadinanza. Questo straniero, se prende qua in Italia un reddito di cittadinanza, vuol dire che lui ce l'ha più di 10 anni di residenza qua in Italia, vuol dire che lui minimo ha pagato 130.000 euro, 120.000 euro di tasse e contributi allo Stato. Che tanti italiani che prendono questa reddito di cittadinanza non è arrivato, questi sono tanti che non hanno mai lavorato in loro vita un giorno. E perché questo non c'era il diritto di prendere? La cosa che mi fa ridere e piangere è quanto un italiano, che nessuno parla di questa cosa, un italiano prende le pensioni e va in Bulgaria, in Portogallo, la Spagna, Canarias, Lanzarote, Marocco, Thailandia, Cuba, Argentina, insomma dappertutto il mondo, e prende le pensioni e vive là. Ma questo è il problema, è vero. Lui scappa, lo sappiamo, perché c'è chi scappa per divertire, se c'era una pensione di 3.000-4.000 euro al mese, c'è i poverini, quelli che ce l'hanno 1.000-1.500 e va in Bulgaria, che è meglio in Portogallo, ma è poco. Però e questo è un problema della politica, dei politici, non delle straniere. Straniere poverino, mangia tacchino, dorme nel giardino, paga i contributi. E questi contributi li prende questo e si divertirà. No, lui deve spendere qua per girare l'economia, qua in Italia. Io pago e lui si divertirà. La cosa che mi fa molto ridere è una barzelletta. Ci sono tanti italiani, mi sembra sul 7-8 milioni di preciso, più o meno sul 7-8, che sono d'origine di italiani e sono nati fuori, c'erano dei bisnonni e nonni che sono, e c'erano la cittadinanza. E tanti di questi non sono venuti mai in Italia, mai. Conosco, io ho incontrato due a Dallas, che non sanno neanche parlare peggio di me dell'italiano, non sanno, c'era uno, c'era 65, l'altro sono 54, più o meno così, non sanno parlare italiano, sono venuti qua, ma sono tanti. Ma voi immaginate che il straniero qua, ad esempio come me, se rimango con la cittadinanza marocchina, io lavoro dal 98 qua, c'è anche gli anni 70 che lavoro, e non c'era il diritto di andare a scegliere il politico che deve governare lui. E quello là che è mai venuto in Italia a vedere questo. Scusate,
uno, non lo so, lui deve decidere chi deve governare me, a me, chi io pago, lui non è venuto e lui ce la va a votare nell'ambasciata, il consolato, ma non lo sa neanche cosa stavo votando, perché lo sappiamo il giro di votazione di quello là, già mi hanno accennato come funziona il giro del voto delle consolate, tac tac tac. Là il diplomatico, non so, quello di là, gli dice vota questo, e le vota, destra o sinistra, e lui deve decidere a me che io pago qua. O come quello che viene a casa sua, dove ha detto io, no, questa casa mia, te deve andare tu, ma come casa sua? Ma questi ragazzi, signori, questi discorsi, mio e altri stati, ma avete andato in altri stati o no? Questi discorsi non esistono, casa mia, casa sua, abbiamo capito, ma te non puoi comandare me, perché io, o maggior parte degli stranieri, quando sono venuti in Italia, sono venuti di Gimonzù, hanno dato tutto qua, loro forse, non al loro paese, perché il mio paese è regola, lui non mi conosce me, che sei andato a lavorare fuori, fatti tu, e io devo andare, no, te non puoi votare qua, perché te sei fuori, rimani fuori. Te se vai dentro, avanti, dietro, ok, però te sei scelto là, mettiti là. E quindi uno mi dice casa tua, ma cosa? E può darsi quello neanche, ha pagato neanche un mese di contributo in sua vita. Ma sono parte che parlano questi, come questa ignoranza, sono dei poveri. Tutti siamo poveri, ma proprio è un morto di fame. Cioè, spendi quel pensioncino che gli danno le macchinette come si chiamano quelle macchinette là del casino, quelle che guadagni, non so come si chiamano, guarda, vinci, dopo finisci e le prendi con le straniere. Io non sono la sua droga che te le usi nelle macchinette, non è colpa mia se te vai, lo Stato, il tuo Stato ha messo quelli dappertutto, dove vai, vai, anche il grattavinci, io ho mai visto, l'ho visto nelle poste, c'è anche da prendere pensione qua, inizi a grattare. È una cosa incredibile. Quelli sono problemi seri. Non prendete sempre, sempre quegli stranieri. Gli stranieri sono un resource qua. Gli stranieri, senza stranieri, ma sappiamo quanto generano di economia qua, gli stranieri. Ma lui non ti viene a casa tua. Se viene a casa tua, chiede da mangiare o chiede da dormire, va bene, ma casa tua, intendo casa, non l'Italia, ma l'Italia è un paese come tutti. Io lavoro, io mi merito, te non mi dare soldi gratis, io non sto qua gratis. Senza di me te non prendi pensioni, te non paghi la sicurezza. Perché deve venire un ministro dell'interno e deve lui decidere cosa deve fare? Ma io ho il diritto di votare il ministro no, non parlo di quello che c'era il capitaneria del porto nella sua testa, parlo di altri. Poi un'altra cosa, che veramente, veramente, veramente è una cosa sciocchezza, davvero. Parliamo di un presidente di consiglio, ex presidente di consiglio, che è stato con un minorenne, e lui è una persona vecchia. Poi una è figlia di un narcotrafficante. La cosa che mi fa arrabbiare un po' quando hanno chiamato i rifugiati come criminali, perché sono rifugiati, poverini, delle guerre, della fame, di tutto, che l'Europa c'entra in questo caso della disgrazia di queste persone, che è rifugiata. In più, lei, che è una figlia di un padre narcotrafficante, e sta lì tranquillo, tutto. E bella frase, ha detto: quelli che li fanno padri, li fanno figli. Ma secondo lei,
cosa manca di ministro degli interno? Chi per caso ha portato il figlio di Toporina a fare il ministro degli interno e della giustizia in questo governo? Perché cosa c'entra il figlio di Toporina o di quelli mafiosi? Io so solo questo nome, c'è altri. Perché non li prendiamo uno, mettiamo qua, uno mettiamo là, e così non c'entra proprio il fate di figli col padre, quelle cose là. Ma voi li praticate solo quando sta bene per voi. Ma non sapete se gli altri paesi, gli altri stati devono indagare chi è il suo fratello? Ma io conosco un ministro, adesso non mi ricordo di preciso da dove, lo cerco, lo do le cose, era una femmina in Francia, mi sa, e mi sembra simile a Eduardo, mi sembra o d'origine algerina o marocchina, che c'era il fratello, era un ministro, c'era un fratello drogato, e ha messo la dimissione, il fratello, il suo fratello, non padre, ma ci rendiamo conto di questo. Ok, fate sapere se anche mi insultate, non fa niente, l'importante è che vedo che c'è tanto discussioni, opinioni, può darsi sbaglio, ma ci sono le cose, ognuno vede le cose come gli piace a lui, siamo liberi di parlare. Non ho insultato nessuno, sì, tutta la verità, abbiamo tutte le prove che sono queste cose, che sono vere, non stiamo dicendo di bugie come le dicono tanti politici, come quello di Foggia, o non so da dove uno è uscito che ha detto marocchino sposato 7 muli, in questo video, lo lascio questo video qua, sposato e prende 8 redditi da cittadinanza, ma non è una barzelletta, è superata quelle barzellette che ci fanno proprio schifo. Ma un dottore, li chiamano un dottore, poi un canale TV e dicono marocchino islamista, a parte di queste cose che non si può dire, ma secondo lui noi nell'Islam possiamo sposare più di 4, e poi come si sposa 4? C'è tante regole per sposare, non puoi te sposare 4 perché ci hai tanti soldi, adesso nessuno li può sposare 4 più di 2, e come te li dici che 7, 8, perché parli e quelli ho visto tutti di Facebook, di siti, di internet, pieni di insulti per gli stranieri, insulti gratis e gratis. Che non è vero, che non è vero. Io, perché? Ma come questo può avere 7 mogli, più di una moglie in Italia? Che lo sappiamo che noi in Italia non può avere nella legge, anche se buddista, qualsiasi religione, se non può avere più del carico familiare. Come ha fatto questo? A fare tutto questo? Tutti sono andati con lui, sia quello che ha scoperto, sia quello che vuoi sfogarsi, sia quello che vuoi passare questa faccenda per fare qualcosa. Io sì, quello, da noi, nel terzo, settimo mondo, Carmelo, Tenda, Barconi, noi non abbiamo queste, non si permette il politico di iniziare a insultare le altre, dice 7, 8, questi vuoti, ma non può. Come qua nel paese democratico c'è queste cose, ognuno esce su Facebook, dice quello che vuoi, sui social media, sulla TV addirittura, e poi l'ha ripetuto quello capitano della capitaneria che ce l'ha quello anche lui l'ha detto, stiamo scherzando, vedi che lui è politico, era, come ne dici queste cose? Questi che fanno l'odio alla gente. Come il suo figlio può giocare con il mio figlio se lui sente questo discorso a casa sua? Ok, mi sembra che ho parlato molto, abbastanza. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.